Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della SC Mazzarese. Intanto ringraziamo da subito Gaspare Giacalone del ristorante Cozzaro che ci ospita in questa meravigliosa terrazza sul nostro bellissimo Mar Mediterraneo. Un saluto agli ospiti presenti, alla stampa, alla squadra, alla tifoseria. Porto anche i saluti del Consiglio Comunale nella persona del Presidente Vito Cancitano e iniziamo subito con dare la parola a Gaspare Giacalone che ci ospita in questa bellissima location. Buongiorno a tutti e grazie per aver scelto la mia location come inizio del vostro campionato e un augurio a tutti, un in bocca al lupo e la Mazzarese fa parte della nostra città e quindi grazie di aver scelto noi. Grazie a tutti. Allora, diamo subito la parola al presidente Giacalone. Come sapete, da un mese circa a questa parte, la società, la squadra della Mazzarese è stata ripescata nel campionato di eccellenza. Da lì è partito un percorso da parte della dirigenza, da parte della società, che ha portato a far sì che la squadra possa ingrandirsi e possa includere delle professionalità, dei ragazzi che possano portare la squadra a grandi risultati. Fino a ieri, un giorno prima della conferenza, della presentazione, è stato acquistato Federico Valenti, ultimo acquisto che ha chiuso appunto la campagna acquisti della società. Presidente Giacalone. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio il padrone di casa Gaspare Giacalone che ha voluto valorizzare questa esperienza che è iniziata 14 mesi fa dal campionato di prima categoria, ha voluto darci ospitalità malgrado i gravosi impegni che in questo momento per fortuna lo accompagnano. Io volevo fare una premessa che fa parte integrante del progetto Mazzarese. Io intanto voglio ringraziare chi non è qui. Voglio ringraziare Fratelli Rustico, voglio ringraziare Davide Quinci che rimarrà il capitano. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati affinché si realizzasse una sorta di miracolo sportivo. Nemmeno i più illuminati visionari potevano pensare che la società calcio mazzarese potesse militare in un campionato di eccellenza, un campionato regionale. Molti ci prendevano per pazzi, per eretici. Noi ci abbiamo creduto fortemente e vorrei sottolineare anche al nostro addetto stampa, Roberto Marrone, che ringrazio, che a me piace poco utilizzare il termine ripescati. Ripescati, anche se io sono con grande orgoglio figlio di pescatori, è un termine che ridimensiona questo miracolo sportivo. Presidente Morgana, la Lega tutta, l'amico Sergio D'Antoni, si sono impegnati invece a fare giustizia. Si sono impegnati a riconoscere alla società calcio mazzarese che in questi due campionati, sin da quando è stata ripescata, per interruzione causa Covid, è sostanzialmente riuscita ad arrivare terza in un campionato interrotto quando la squadra era lanciatissima verso la vittoria del campionato e poi, sempre per causa Covid, siamo stati, tra virgolette, arrestati, nel senso sportivo del termine, perché non corriamo questi rischi, quando eravamo primi e avevamo già fatto sognare l'anno scorso i tifosi, non solo mazzaresi, del calcio regionale. È stato premiato il nostro fair play finanziario, avevamo e continuiamo ad avere un credito con la Lega, e quindi per questa ragione non siamo stati ripescati. È stata valorizzata, sono state valorizzate le gesta sportive della Mazzarese, ecco per quale ragione ringrazio chi in questo momento non è qua, ma è parte integrante del progetto. Ho detto poc'anzi i fratelli Rustico, Davide Quinci, ma sicuramente ne ho dimenticate Toto Patille, eccetera, eccetera.
Grazie a questi voi oggi avete l'orgoglio e l'onore e il privilegio di indossare questa maglia. Non dimenticatelo mai. La Mazzarese è una grande famiglia, a me fa piacere che sia allargata e per questa ragione io proporrei con grande emozione un minuto di silenzio per l'amico che è morto a 41 anni proprio per la pandemia. Giovanni, se me lo fate passare, non è un atto di ipocrisia, è un atto di riconoscenza verso il ragazzo che tutti noi conoscevamo e quindi se dite sì ci accingiamo a fare questo minuto di silenzio. Grazie. Ringrazio il sindaco che poco fa mi ha raggiunto telefonicamente, trovandosi fuori sede, mi ha detto di ringraziare e salutare la squadra, verrà a trovarci presto. Ringraziamo anche l'intero Consiglio Comunale per la sensibilità che ha avuto nel anch'esso rappresentarci la vicinanza istituzionale nei confronti di questa squadra. Andiamo nel merito di cosa vogliamo fare. Abbiamo già rilasciato alcune interviste ai nostri giornalisti, che ringrazio. Siamo tutti a disposizione per eventuali domande più o meno belle, perché i giornalisti a volte giustamente punzecchiano, ma questo è il sale della democrazia. Vedo già Francesco Mezzapelle agli estremi pronto per fare il suo lavoro con scrupolo e coscienza, ma anche tanti altri. Allora, la Mazzarese è proiettata intanto a guardare con attenzione i giovani. Non a caso in questa virtuale coordinamento della società, che si è molto allargata, molti sono assenti, giustificati, ci sarà poi l'occasione di presentare la società, di presentare le deleghe per ogni singolo socio e tante, perché questo appuntamento con la stampa lo faremo sistematicamente, perché la Mazzarese è una città è una società aperta che intende interagire giorno dopo giorno, minuto dopo minuto con l'intera comunità. Una società aperta in tutti i suoi punti. Il nostro bilancio è pubblico. Dico, ci vogliamo muovere così. Non so se ha torto o non so se ha ragione. E allora, abbiamo immediatamente messo due pietre miliari. Perché molto spesso si parla, però poi magari non si riesce a eseguire le volontà che si vogliono mettere in campo. Per valorizzare i talenti mazzaresi e per far sì che si allontanano delle devianze, perché molto spesso il sogno di alcuni ragazzi di diventare calciatore svanisce perché, come sapete, ci vuole fortuna, ci vuole abilità, ci vuole capacità. La nostra ambizione, assieme all'Aurora Calcio, che ringrazio sia per aver accolto l'invito, ma soprattutto per aver liberato il nostro general manager Giovanni Acro, che era impredicato di gestire questa esperienza con i ragazzi, è proprio quella di intanto farli diventare uomini, che sono quelli che mancano ormai nella nostra società, che purtroppo è ammalata. E poi, se c'è la possibilità, non tarpare le ali di qualcuno che da buon sognatore, perché un uomo che non ha sogno, un uomo morto, può sognare di diventare calciatore, questo sarebbe il massimo. Però già farli nella nostra mission, farli diventare uomini, non è cosa di poco conto. Ecco per quale ragione ringrazio Nino Sicurella, ringrazio a nome di tutti, Nicola Sicurella, a nome di tutti, ringrazio il dottor Arena, che non sto qui a presentare perché non ha bisogno di presentazioni, in tutto quello che ha fatto. Ringrazio il manager, perché dovete sapere che Giovanni Acro non è l'allenatore della Mazzarese, è stato scelto per fare il Ferguson della Mazzarese, cioè un allenatore manager che sappia contemplare le caratteristiche della società, quindi il famoso fair play finanziario e tante altre cose, con una rosa che dovrà sudare tra virgolette sangue e che dovrà essere orgogliosa di indossare questa maglia. E chi meglio di Giovanni può fare questo? Un curriculum che non sto qui nemmeno a elencare, se no la conferenza stampa sarebbe monopolizzata dal suo curriculum, sia di calciatore che da giocatore. Ringrazio Beniamino Monteverde e Calogero Maggio perché ancora una volta, sin dal primo giorno, hanno sposato l'esperienza della presidenza Giacalone e quindi ci danno supporto.
ringrazio la storia della Mazzarese, chi ha fondato la Mazzarese, Nino Sammaritano, Nino Armata, che il suo lavoro silenzioso non ha eguali. Ringrazio anche Pino Giacalone, che è colui che mi ha preceduto nella presidenza della Mazzarese e ritengo che abbia fatto molto bene. Quindi questa è un'esperienza che nasce da lontano. Consentitemi di ringraziare su tutti Calamia, che è un ragazzo che io voglio bene come ragazzo, perché potenzialmente può venire mio figlio. A lui avrà l'arduo compito di convincere l'allenatore che una bandiera, io sono convinto che lo è, non mi addentrerò in valutazione tecnica. Ringrazio anche il fratello e quindi l'intera famiglia di aver scelto la Mazzarese, di averci dato il privilegio di farlo. Ringrazio l'assessore Reina, che invito a venire sul tavolo della presidenza e portare anche un saluto. Quindi ringrazio Michele. Volevo spiegare semplicemente in poche parole che noi abbiamo affidato un incarico, che è quello di radicarci in questa categoria. Lo vogliamo fare senza negoziare i nostri valori, che sono quelli del attaccamento alla maglia, di un comporto disciplinare compatibile con il fare calcio e fare sport, che è diventato più una cosa commerciale che una cosa di passione. Qualcuno continua a dirci che siamo degli illusi, ma noi vogliamo essere illusi e vogliamo andare avanti in questo progetto. Abbiamo un progetto triennale, che è quello di continuare a fare innamorare il calcio siciliano della società calcio mazzarese, che fino a qualche tempo fa era sconosciuta. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di vestire la maglia della Mazzarese rinunciando a molto, perché magari c'erano società che offrivano. La scelta è caduta sulla Mazzarese, compresa quella di ieri, che abbiamo chiuso col botto, perché per non dare la possibilità al nostro manager di fare voli pindarici, abbiamo detto la campagna acquisti è finita. Lui ci è rimasto male, ma questo è gioco Peppone Don Camillo, facciamo finta di litigare, ma non litigheremo mai. E quindi, in buona sostanza, vi ringrazio proprio per la scelta che è caduta su questo. Il mio grande orgoglio e l'orgoglio che deve avere questa società, Nino, è quello di sentirsi dire, ultima esperienza ieri, da parte di Federico Valenti, ho avuto molte chiamate, ma con due telefonate ho deciso di andare alla Mazzarese. Una società, ripeto, che era al di fuori della geografia calcistica. Ecco, questa è l'esperienza più bella che noi dobbiamo custodire, ma come tale ci dà la responsabilità di mantenerla. Quindi, se oggi ci addentrassimo in promesse inutili, in voli pindarici, eccetera, 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 rischieremo di vanificare questa esperienza. Noi tutto ciò non lo vogliamo fare. Abbiamo impostato non una campagna abbonamenti, perché ci sentiamo, senza criticare nessuno, ci sentiamo tra virgolette persone responsabili. Abbiamo fatto delle tessere sostanzialmente che sono funzionali eventualmente a ricevere un contributo alla luce del sole, a prescindere quale possa essere, perché ci rendiamo conto che la società sotto il profilo economico, rispetto anche alla pandemia, ha delle criticità, e per queste criticità guardiamo con grande attenzione il nostro conto economico. L'altro giorno abbiamo fatto abbiamo abbozzato una riunione societaria dove già sappiamo quanto dobbiamo spendere, quanto dobbiamo dare ai calciatori, non sappiamo quanto ci entrerà, ma proprio in ragione del fatto che prima di iniziare già abbiamo consapevolezza di quello che andremo a fare. Martedì ci vedremo per incontrarci, daremo l'ennesimo segnale, e ovviamente che tutto questo segnale di cordialità necessita di una corrispondenza di responsabilità da parte dei calciatori. Non esiteremo un attimo a prendere, tra virgolette, a calci nel culetto chiunque pensi che magari questo o la società calcio mazzarese rappresenti un lido balneare, ma non è. Io già dai primi
primi vagiti di questa esperienza calcistica, ho già visto il mordente, la fame di calcio che accompagna i giovani e i meno giovani. E quindi per questa ragione mi ritengo non soddisfatto di più. Ho sottratto molto tempo alle mie imprese, alla mia famiglia, quindi permettete di ringraziare anche la mia famiglia che mi permette di poter essere vicino a voi, ripeto, sottraendo tempo a questi valori. Ma siccome per essere una grande famiglia, la Mazzarese lo è, io ho bisogno di avere una grande famiglia, a monte, se non ci fosse la mia grande famiglia, la Mazzarese non esistesse. Ora non so la tabella cosa prevede del mio amico Roberto, però mi suggerisce che devo dare la parola. Io invece vorrei dare la parola proprio perché siamo all'amministrazione, perché non era previsto che ci fosse l'amministrazione. Prima che gli do il microfono all'amico assessore, volevo solo ringraziare il proprietario, perché deve andare a lavorare, deve andare a preparare, perché sappiamo che il ristorante è molto, molto scelto da persone, quindi lo voglio lasciare libero e ricordarvi anche che è uno dei tanti nostri sponsor. Gaspare, puoi andare al tuo lavoro e ti ringraziamo per quello che hai fatto e per quello che farai. Buongiorno a tutti, vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco dottor Salvatore Quinci. All'invito del presidente, dell'amico Iacono, dell'altrettanto amico dottor Arena, non poteva non mancare. E do l'amministrazione comunale, ma nello specifico il sottoscritto, do il mio supporto, la mia presenza a questa società che si sta affacciando in questa categoria, come ho fatto anche con l'altra società di Mazara del Vallo. Vedete, questo dualismo sarà una cosa bellissima per la nostra città, perché servirà da stimolo sicuramente per fare meglio rispetto a quello che si è fatto. Ed è questo anche sinonimo di crescita per la città, perché avere due squadre nella stessa categoria in una città come Mazara del Vallo è interessante. Ciò significa che c'è voglia di crescere, sviluppo, ed è positivo un po' per tutti. Io auguro le migliori fortune a questa squadra e anche all'altra squadra della città di Mazara del Vallo. Dicevo poc'anzi, la mia presenza personale è qua proprio per rappresentare che l'amministrazione comunale, come c'è stata per quella squadra come presenza, lo è per questa. Evitiamo inutili e sterili polemiche volute magari ad hoc da qualcuno. Ma i fatti dicono che il sottoscritto è stato chiamato dall'altra squadra nel passato e sono stato presente. Personalmente ho dato un contributo a quella squadra, non solo economico ma anche di presenza, di stimolo. E lo farò anche con questa, per carità. Chiudo dicendo... Presidente, lei lo sa, Presidente, già ne abbiamo parlato di questo. Ho parlato col Presidente, ne ho parlato con l'allenatore. Personalmente, insomma, cercherò di dare non solo un contributo personale, ma di coinvolgere amici in questa nuova esperienza per la Mazzarese. Un buon lavoro e un saluto a tutti. Diamo la parola, mister, lei non me ne voglia, lei parla all'ultimo se non è un problema. Diamo la parola a Nicola Sicurella per un saluto, perché come ha detto il presidente Giacalone, uno degli obiettivi di questa squadra è riuscire a creare piccoli grandi uomini, per cui l'Aurora Calcio in questo è fondamentale. Intanto volevo ringraziare il presidente Giacalone e tutti i presenti. L'Aurora Calcio è felicissima di far parte di questa famiglia, e quindi abbiamo ormai tutte le carte in regola per portare avanti nuovi talenti. L'Aurora ha un bel gruppo, ha una struttura propria dove può permettersi di allenare gruppi di ragazzini dai 6 anni ai 14 anni e c'è gente qualificata. Oggi si può dire che il calcio non si inventa, cioè un allenatore non può venire a improvvisare cosa fare sui ragazzini. C'è un programma, c'è una metodologia e va portata avanti. Il nostro gruppo è abbastanza qualificato. E poi voglio dire, devo ringraziare 7-8
a parte tutti i grandi che fanno parte, che facevano parte dell'Aurora Calcio qui presente, e questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo di portare ragazzi della nostra città in prima squadra. Grazie. Prima di passare appunto a mister Iacono la parola per l'aspetto più tecnico, diamo la parola invece al dottor Arena, prego. Buongiorno, per me è un ritorno al passato. Io sono nato consistentemente con questi colori. Negli anni 70 sono stato quasi 10 anni con la maglia della Mazzarese e negli anni 80-90 sono stati per quasi 15 anni con la maglia dell'Aurora Calcio. Quindi la sintesi di queste due società che insieme cominciano a fare un percorso comune, con la richiesta da parte dell'amico Iacono e del presidente di fare parte di questa famiglia, è stato come un invito a dire va bene, io ci sono, faccio la mia parte, sia la parte sanitaria che la parte tecnica, se il mister qualche volta lo chiederà. Quindi da parte mia ho dato l'ok, va bene, ci siamo. Ho detto a Giovanni, ho mandato soltanto un messaggio: Giovanni, non ti preoccupare se tu per ora c'hai dei problemi. Tutto insieme questa famiglia è sempre vicina a te per avere del bel risultato, forse al di là di quello che sono in questo momento le aspettative da parte nostra e vostra. Grazie. E arriviamo appunto al meglio, arriviamo alla parte più tecnica. Come abbiamo detto, la società insieme a mister Iacono si è impegnata affinché potesse dare delle eccellenze all'interno di questo campionato di eccellenza, e affinché la squadra possa arrivare a dei grandi risultati. Mister Iacono. Buongiorno a tutti, intanto voglio ringraziare due vecchi amici, anche loro sono stati ex assessore dello sport, ce l'ho presente oggi, dottor Pietro Vellutato e Pietro Ingargiola, vi ringrazio sia come amico che come consigliera. Niente, c'è poco da dire, ha parlato il presidente, ha detto tutto, io devo solo ringraziare tutti quelli che ci collaborano, quindi l'ha presentato lo staff prima il presidente, c'è anche, aggiungo anche Caradolfo che è la Juniors. E ringrazio l'Aurora, l'amico Sicurella che ancora una volta, per l'ennesima volta, mi ha fatto la trappola, perché avevo scelto lui, l'avevo chiamato dicendogli che ora arrivava il presidente e lo imbrogliava, gli avevo spiegato anche la tattica, ma lui si è fatto imbrogliare, ancora è troppo buona come persona, non capisce la cattiveria degli altri. E quindi mi ha liberato dicendogli al presidente che io non avevo ancora firmato e che anche questa volta l'hai combinata grossa, amico mio. Dico comunque, voglio ringraziare tutta l'Aurora, anche se abbiamo avuto diversi approcci, ci sono stato vicino e ho detto la mia, sentendolo parlare, hanno fatto una scelta giusta per, penso per i giovanissimi regionali, perché gli allievi li curerà un altro mio amico, Matteo Gerardi, dalla parte sempre in collaborazione con l'Aurora. Ma abbiamo scelto questo proprio perché si rivede una continuità a questi ragazzi che quando rimangono fuori quota hanno la possibilità di fare una Juniors. E ritengo che, lo so che mister Putaggio è un allenatore, infatti ho detto che hai fatto la scelta giusta. E dico che la Juniors, credo che abbiamo un'ottima squadra e credo che dobbiamo avere il diritto e il dovere di poter vincere questo torneo, perché credo che siamo i più completi in giro. Quindi anche là c'è un'attenzione. Quando l'Aurora ritiene opportuno che devo andare da loro, sono sempre a disposizione, per come l'ho dimostrato qualche giorno fa, quando devono fare qualche riunione e mi vogliono presente, sono là, perché credo che questo binomio l'ho voluto fortemente e ci credo. Spero che tutti i vecchi rancori in passato si mettano tutto da parte, si inizia un percorso nuovo e si cresce tutti insieme, se si rema tutti dalla parte giusta. Polemiche io non voglio fare, altri li vogliono fare, non mi interessa di quello che fanno gli altri, io dico soltanto che la Mazzarese oggi è un'eccellenza ed è un patrimonio della città. Il Mazzare in eccellenza è un patrimonio della città. Io, come tanti altri giocatori, che magari qualcuno pensa che noi rubiamo, dico che poi le carte passano chiare, sono chiare.
tutti ci accusavano che noi volevamo rubare un portiere. Il portiere vero noi ce l'abbiamo preso per i fatti nostri. Ma il mercato quando è libero e ti viene a dire un giocatore che è libero, credo che sei libero di trattarlo. Noi abbiamo fatto solo questo perché il presidente ci teneva e io ne sono pure convinto che la nostra forma deve essere questa. Non disturbare nessuno, non fare chiacchiere da bar o da cortile. Andiamo avanti, credo che abbiamo una buona rosa, il presidente ha chiuso la rosa, ma io non la chiudo. Non la chiudo perché ho una cosa nella manica e me la devo risolvere, anche se capisco che poi le esigenze cambieranno tutte, ma lo faccio. Lascia stare, poi vediamo. Quindi spero che riesco a fare questo colpo e poi parliamo di altre cose. Ho detto ai miei giocatori che come era in passato la Mazzarese non è un dopolavoro, la Mazzarese ha un'ottima rosa e dobbiamo metterci subito in carreggiata perché quello che ci aspetta, ancora non lo sapete, ci aspettano grandi cose, ci aspettano di dimostrare che siamo migliori degli altri, intendo delle altre squadre di fuori sede, perché sennò magari qualcuno pensa che ci riferiamo sempre a chi ci sta vicino. Dobbiamo fare il nostro lavoro e credo lo dobbiamo fare con molta serietà. E chiedo a tutti i miei dirigenti, perché sono tanti e tanti altri non ce ne sono, perché stanno facendo parte del Mazzara, ringrazio anche gli amici di Castelvetrano che hanno scelto noi fare parte della dirigenza. Dico soltanto che è una cosa che sta nascendo pian piano e le cose nascono se l'appetito viene mangiando. E allora dobbiamo essere tutti pronti a sederci a tavola e poter mangiare il piatto che ci presenterà. Dico ai miei calciatori, li ho voluti, mi conoscete, e avete scelto perché sapete chi c'è davanti, ma non per un fatto tecnico, se sono bravo, per la persona che sono, perché sapete che ho sempre mantenuto le parole, le promesse, e se dovevo scegliere obbligatoriamente la Mazzarese, perché sono circondato da tutti amici. Voglio ringraziare particolarmente due grandi amici miei, Geronimo Di Giovanni e Renzo Calamia, che magari tutti li accusano, non capisco perché li accusano. Io penso che quando una società fa altre scelte, chi rimane libero ha il diritto di fare altre scelte. Non vedo perché si devono creare sempre delle discussioni inutili e sterili che non fanno parte del calcio. Anche il calcio ha un suo modo di parlare, di interpretarlo. Magari se qualcuno non è abituato a stare nell'ambito del calcio, che si legga anche gli almanacchi dove magari possono o si leggono i libri del settore, allenatori che arrivano per capire cos'è il calcio. Il calcio non è polemica, il calcio va lavorato, il calcio va programmato, è un'azienda e come tale va. Il presidente mi ha dato un compito che a me in passato ho fatto, però era troppo faticoso. Ho capito che si doveva guardare soprattutto il bilancio per avere tutto in tranquillità e credo che oggi l'abbiamo fatto. Voglio ringraziare i tantissimi sponsor che ci saranno. Mi auguro che non nasceranno altre polemiche. Che nel momento in cui faremo tutti la cartellonistica e la giusta pubblicità, sicuramente faremo un'altra conferenza per presentarle a tutti la città di Mazzara e che sono tutti mazzaresi. E ci tengo a dire, sono tutti mazzaresi. E allora presento così molto velocemente la rosa, perché capisco che ci siamo un po' prolungati nel discorso. Come portieri c'ho Valenti, Lentini, Giacalone, La Rosa. Su 5 portieri, 4 li ho di Mazzara del Vallo. Difensore c'ho Piola, Mohamed, Giardina, Enea, Modù, Caracci, Calamia, Caradolfo, Russo. Su 9 persone ne ho 5 di Mazzara e 4 di fuori. Centrocampisti Khaled, Secum, Erbini, Bono, Calamia, Ceramitaro, Vellutato, D'Amico, Gambina, Corso. Su 9 persone ne ho 7 di Mazzara. Attaccanti, Testa, Cortese, Cristardi, Perrone. C'era uno di Marsala, uno che si è sposato a Mazzara, che mi auguro che non rovini questa ragazza che è simpaticissima e bravissima.
e quindi l'abbiamo naturalizzato Mazzarese, pure lui, Cortese e Cristaldo e Perrone. Su quattro attaccanti ne ho tre Mazzaresi. Poi come staff, sottoscritto, Pugliese, Riservato, Mangiapane Roberto, Dottor Arena, Caradolfo, Fiorentino, Nino Armada, Nino Sammaritano, non voglio che mi dimentichi qualcuno, e ne ho tanti altri. Dico soltanto una cosa, che ci tengo, perché magari siamo un po', c'è un po' di gente troppo caliente attorno a me, forse, perché io lo sono stato, ma ora cerco di essere un po' più tranquillo. Lasciamo stare le chiacchiere all'esterno, comportiamoci diversamente per come abbiamo parlato e diamo un'immagine diversa della nostra città, perché siamo noi che siamo mazzaresi e siamo noi che la dobbiamo rappresentare. Grazie a tutti e chiudo questa conferenza. Concludiamo questa conferenza. Volevo ricordare che per quanto riguarda l'organigramma dello staff dirigenziale, questo fra qualche giorno lo renderemo pubblico appunto tramite la stampa. A proposito di stampa, se c'è, sì, e faremo poi, esatto, oltre a questo dedicheremo poi una conferenza appunto, come ha ricordato Mister Iacono, il presidente, dedicata appunto agli sponsor che aiuteranno questa società. Se c'è qualche giornalista che vuole fare qualche domanda, prego. Salve a tutti, Francesco Mezzapelle, prima pagina Mazzara. Vabbè, io ovviamente questa è la conferenza stampa della Mazzarese, e come avete detto, anche per il bene del calcio mazzarese, sarebbero inutili e sterili delle polemiche. Ovviamente mi riferisco anche al fatto della mancata partecipazione dell'amministrazione alla presentazione del Mazzara Calcio, nonostante l'invito, ma questo ovviamente poi si è capito anche in quella conferenza stampa che c'erano stati dei problemi, così come aveva detto il presidente Titone. Quindi insomma, ma questo non ci interessa oggi. Oggi ci interessa parlare appunto della Mazzarese. E subito voglio rivolgere, riprendendo il discorso che ha fatto il tecnico Giovanni Iacono, team manager, come l'ha definito Giampiero Giacalone, alla Ferguson, ecco, per citare il modello del Manchester United, ecco, qual è l'obiettivo ad oggi con questa rosa della Mazzarese? Cioè l'obiettivo nel breve termine, cioè significa per questo campionato di eccellenza. Poi ovviamente, come si dice, l'appetito va mangiando, può essere pure che nel corso della stagione gli obiettivi possono pure cambiare, possono migliorare, e quindi, ma ad oggi qual è con questa rosa l'obiettivo che voi come Mazzarese, tu come Giovanni Iacono, insomma, che hai un'esperienza da tecnico ormai, insomma, da anni, e da giocatore ovviamente, qual è oggi l'obiettivo della Mazzarese in questo campionato d'eccellenza, guardando le altre compagini, perché sicuramente avrete guardato anche la rosa delle altre compagini, squadre come l'Agragas, squadre come la Canicattì, squadre come l'Enna, cioè che non, ecco, qual è la rosa e qual è l'obiettivo? Grazie. Dire qual è l'obiettivo oggi, dire come vuole il presidente che dobbiamo fare una salvezza tranquilla, io non lo posso dire perché conosco i giocatori che ho, li ho voluti e dobbiamo fare qualcosa in più, perché se io dico ai miei giocatori che dobbiamo fare una salvezza tranquilla, finisce a Vino e Tarallucci. Vino e Tarallucci non ce ne sono, per natura sono ambizioso, e i giocatori devono puntare più in alto possibile. Poi se non siamo capaci, siamo da retrocessione, da semplice salvezza, sarà il campo che palla. Quindi dire un obiettivo. L'obiettivo principale è fare capire ai nuovi dirigenti il costo del campionato, come va gestito l'eccellenza. Quello è un obiettivo mio, sì. Un obiettivo dei giocatori che io ho voluto, e che loro sanno, che fin da oggi sanno quello che voglio, e di cercare di andare a ribaltare il risultato in Coppa Italia, se ci riusciamo, e di riuscire a programmarci per il campionato e di andare a arrivare il più in alto possibile. Non so dove, ma se ci dobbiamo provare, perché se no tanto vale la pena che mi tengo solo i ragazzi
e facciamo risparmiare tanto. Ecco, quello è lo stimolo che voglio da parte di tutti, che dobbiamo avere, ma senza presunzione e senza niente. Perché se guardo la mia rosa, devo essere onesto con me stesso, penso che qualche cosa in più la devo cercare di loro e la voglio e me la devono dare, perché abbiamo fatto dei sacrifici non indifferenti, a prescindere da tutto e a prescindere da quello che abbiamo deciso di fare. Se poi riesco a chiudere un'altra cosa, dobbiamo puntare all'obiettivo finale. Se non ci riesco, ci accontenteremo anche di fare playoff. Questo è quello che voglio e questo è quello che voglio fare. E me lo devono dare, perché credo di avergli dato tanto, credo di avergli garantito più del dovuto in questa società, e sanno che fino a quando ci sarò io le promesse saranno mantenute. Nel momento in cui il Presidente ritiene che il programma deve essere cambiato e cose, poi deciderò quello che fare, come ho deciso sempre in passato. Io dico soltanto che, lei deve sapere, ci sono, se li chiamiamo colleghi, no? Che magari si fanno fare anche le interviste dei giornalisti e poi gli dicono pure magari quello che devono scrivere, quello che devono fare. Io non sono il traghettatore della Mazzarese, perché l'amministrazione, dove io ne faccio parte, ha fatto un solo traghetto e nemmeno riusciamo a farlo partire. Se ne mettiamo un altro, non sappiamo dove metterlo. Quindi chi è questo pseudo colleghi che si ritengono colleghi, che possono solo allenare, se mettono solo i soldi di tasca propria, perché se no rimangono a casa per come sono, non c'è bisogno che si fanno fare le interviste o gli dicano al giornalista pagandolo pure quello che devono fare. Perché qua rimango io fino a quando lo decido io. Io ho sempre deciso il mio presente e il mio futuro. Quando il Presidente non ci sta, mi chiama e io deciderò, come ho deciso l'anno scorso. Per quello che è successo lasciamo stare, perché sennò entriamo in polemica. E magari oggi, ancora oggi, si devono completare dei debiti passati e parliamo del presente, accusando sempre gli altri. Non è così, questo è solo cortile. Quello che io tengo ai miei dirigenti, a tutto il mio staff, ai miei calciatori, di non valle, non apparteniamo a questo concetto. Questo è quello che chiedo ed è questo quello che pretendo. Lo sanno perché mi conoscono in molti e sanno come la penso su determinate cose. Se riesco a prendere un'altra persona, per l'obiettivo mi manca, se ci riesco in settimana, perché devo andare fuori sede, riesco a chiudere una cosa, o il Presidente vuole o non vuole, rivedere la ciliegina sulla torta. Senza quella ciliegina credo che siamo dei civitari in qualche zona del campo, e quindi però credo che se si raggiungono i playoff abbiamo fatto molto, ma molto, molto bene. Bene, concludiamo allora questa conferenza, diamo appuntamento alla stampa nei prossimi giorni, vi renderemo comunicazione di quando incontrarci, e grazie a tutti per la vostra presenza.